quali sono le novità che presentate quest'anno a Mido 2016? Allora, noi come novità, questa è la prima volta che ci presentiamo al Mido, abbiamo fatto la collezione Wild, che parla di fare uscire l'istinto, no? Sono tutti i cartellini omologati con quella foto della modella, il modello, ma non sempre l'occhiali sembra così fatto nella faccia infatto della persona che lo utilizza. Quindi noi abbiamo fatto questo per fare uscire l'istinto di ognuno e diventare gli occhiali come un accessorio che fa risaltare la personalità della persona. Ci sono magari dei paesi in cui riscontrate dei risultati migliori adesso? Noi soltanto adesso stiamo spingendo sulla rete di vendita in Italia, però stiamo cominciando anche in Germania e in Svizzera. Però per essere qua in centro stiamo facendo l'espansione piano, diciamo. E per quanto riguarda appunto la vostra presenza qua a Mido 2016, quali sono gli obiettivi che sperate di raggiungere o quali aspettative avete? Noi come avevamo detto che era il primo anno, volevamo farci vedere lo più possibile e anche vedere quello che succede nel nostro intorno per fare, cioè, perché sempre devi fare qualcosa di nuovo, no? Qua c'è soltanto negli occhiali delle novità, è bello di vedere qualche cosa che esce, qualche cosa di nuovo, che ne so. Noi soltanto stiamo spingendo sulla comunicazione del marchio e sulle modelli, facendo questo di diventare qualcosa di wild, no? Soltanto per far uscire l'istinto della natura, che ne so. Se potessi descrivere, usando tre parole, l'azienda, il brand, che parole useresti e perché? Allora, prima ribellia, perché soltanto all'essere troppo diversi dagli altri con la comunicazione, soltanto vorremmo proprio uscire dall'omologazione, quindi il nostro desiderio è di fare qualcosa di nuovo, fare qualcosa di speciale, quindi un po' ribelle in un ambito dove è tutto un po' omologato, un po', no, il solito che si vede, no, nella comunicazione, tanto sul marchio. Allora, soltanto nella qualità, noi parliamo di un prodotto che io come designer ho esperienza 8 anni nel settore, so che andiamo fino al dettaglio della cerniera, tanto come del materiale, alla cura della perfezione di tutto l'occhiale insieme, la lente, l'acetato, la rifinitura, eccetera. Dopo soltanto la parte del design, quello si vede soltanto nella novità, che ci sono nei modelli, come è fatto un po' il disegno, la forma delle aste, come sono spaccati i colori, tutto quello.